Buongiorno a tutti voi che mi guardate e che da qualche settimana avete la pazienza di ascoltarmi. Eccoci giunti al Sabato Santo. Mi hanno sempre stupito le definizioni che venivano date fin da quando ero piccolo di questo giorno, il giorno del grande silenzio, della grande attesa. A noi che facciamo fatica a far silenzio, a noi che non riusciamo a volte a uscire senza gli auricolari, o che non riusciamo a non fare una telefonata, a non guardare qualcosa in televisione o su internet, a noi che facciamo fatica ad aspettare in coda al supermercato, in qualche ufficio o al semaforo, a noi che siamo quelli del tutto subito. Potrà essere che il Sabato Santo invece ci aiuti a rimettere a fuoco alcune priorità e ad essere per noi addirittura un giorno pedagogico, educativo. Abbiamo avuto alcuni indizi della scrittura e ne avremo degli altri circa l'identità di questo giorno e potremmo cogliere come al suo interno vi sono due dinamiche tra loro opposte. Ve n'è una che definirei quella della tomba chiusa. Sappiamo che dopo che il corpo di Gesù è stato deposto dalla croce e collocato nel sepolcro, quel sepolcro è stato chiuso con una pietra grossa, quasi come per dire che non ci debbano essere, non dovranno avvenire cambiamenti. La realtà non può cambiare. A volte noi siamo ancorati alle nostre certezze, alle nostre sicurezze e non poniamo possibilità di cambiamento. Oppure ancora, quando siamo prigionieri del male, della difficoltà, del dolore, facciamo fatica a guardare oltre e non ammettiamo altre possibilità. A volte anche lo diciamo quando abbiamo fatto un'esperienza negativa, dove ci hanno offeso, una relazione si è infranta, arriviamo anche a dire: guarda, ci ho messo una pietra sopra, discorso chiuso, punto. Non riusciamo a vedere via d'uscita. Si parla qua di durezza di cuore, ma anche di essere prigionieri del male. Vi è poi un'altra dinamica, che è quella che definirei delle donne, le quali, lo scopriremo soprattutto nella scrittura di domani, credo vogliano che passi la svelta il Sabato Santo perché sapremo come alla mattina dopo vadano presto al sepolcro. Noi da questa giornata possiamo cogliere come nel Sabato Santo possiamo educarci a metterci davanti al nulla, ad attendere, ad allenarci al silenzio. Il nulla ci spaventa perché basta che pensiamo alle bare che abbiamo accompagnato in questi giorni al cimitero. Quando una persona che ami ti è sottratta dalla vista e non vedi più nulla, è difficile. Quando sei di fronte a una tomba e non senti nulla, è difficile. Ma occorre allenarsi a questa realtà della vita, perché la vita non è sempre garantita. Il Sabato Santo può diventare un giorno che ci fa allenare anche al silenzio. Quante volte in questi giorni ci siamo inondati di messaggi, lo sto facendo anche in questo momento, con l'intento buono di esserci vicini, ma quante volte avremo anche bisogno di sapere ascoltare la parola di Dio, di metterci un po' in ascolto, di essere in silenzio. Gesù, ci insegnano i teologi, al Sabato Santo va negli inferi, scende nelle profondità del dolore, nelle profondità di ogni forma di morte, per fare quello che noi non possiamo fare, ridarci vita, ma lo scopriremo in modo speciale durante l'annuncio pasquale. Buon Sabato Santo!